accettare l'inevitabilità del discomfort, cioè se vuoi riuscire nelle cose nella vita, cioè, dovrai affrontare per forza le paure, quindi proprio abituarsi al discomfort e non vederlo come una cosa negativa. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Un po', diciamo, ti diverti anche, senti la paura, però ci vai Il attraverso discomfort è queste. una delle cose che in assoluto a me blocca di più. Ma non Sì, so. ne sono cosciente, cioè. Abituati, poco per volta fai dei piccoli cambiamenti e anche sforza tutti i giorni l'area del cervello che è responsabile per le azioni, soprattutto per le azioni quando non te la senti. E io tante volte, quando mi riconosco che lo faccio o non lo faccio, prima che non ci voglio di fare qualcosa, dico dai cazzo, facciamolo e sforzi, quella ricerca dopo un po' e ti viene automatico. Che nel 2019 che avevo pagato una consulenza di un'ora a 2500 euro, che c'avevo un'ansia addosso enorme per questa cosa qua. Però mi ricordo che cioè, da quando ho deciso, quando ho pagato, è passata un'ora. Cioè, non è stata una roba che ho pensato, perché mi sono reso conto, cioè mi ero reso conto già tante altre volte, che ormai ce lo faccio in maniera automatica, ma anche sulle cazzatine, cioè molto banalmente, entrare in una piscina che magari è un po' fredda, che magari non è caldissima, e diciamo, cazzo, fa fredda. E in Polonia, nell'hotel dove stavo, c'è la piscina fredda, che cazzo, c'è cioè, un hotel 5 stelle con la piscina fredda, non so quale. E tutte le volte dicevo, no, che palle, ma cioè, che cazzo. E però dopo un po' cioè, è un modo anche per abituare l'area del cervello, per responsabile per azioni, a fare le cose quando non te la senti. E che poi sta luce, per esempio, quando devi approcciare una ragazza. O quando vai, per esempio, in un paese nuovo. Se vai in un paese nuovo, magari ti abitui a approcciare in Italia, a Milano, e poi vai in un altro paese e senti che sei un po' più frenato, soprattutto se sei da solo, magari se sei con amici non la senti questa cosa. Poi se sei da solo inizialmente sei un po' sul chi va là perché è un ambiente nuovo, non sai come rispondere all'ambiente, poi sai che c'è l'approccio giorno, è uguale, ovunque c'è, non cambia. Però se hai magari un posto nuovo non sai bene come risponde il posto e quindi magari sei un po' più frenato inizialmente, senti più discomfort e fa niente, cioè devi accettare l'inevitabilità del discomfort. Poi, quello che ti dicevo prima, prendi nota di come ti autosaboti, fai una lista dei pattern ricorrenti. Il primo passo è esserne consapevole, poi dopo quando ti ritrovi di nuovo nello scenario ricorrente devi sforzare di agire in maniera differente. Quindi io mi ricordo che una delle cose che mi ero appuntato era la cosa del distrarsi in sequenza, con prima la piccola cosa, poi un'altra cosa e poi perdi un'ora, 2 ore così. E quando mi riconoscevo, dopo che avevo notato questa cosa me l'ho scritta e dopo che quando risuccedeva mi riconoscevo su cazzo sta di nuovo risuccedendo, no, fermo, fermo, no, fanculo e ti riporti sulla retta via, e tutte le volte lo sforzi in maniera conscia, sforzi in maniera conscia e dopo un po' c'è l'inconscio e non lo fai più. Da tutte le cose che i comportamenti che ti metti nella mente inconscia, cioè passano per inizialmente uno sforzo conscio, cioè svegliarsi al mattino per andare in palestra, se magari ti svegliavi prima alle 7 e se ti svegli alle 6 perché così hai un'ora bonus per andare in palestra, cioè le prime mattine non ti verrà naturale, poi dopo un po' ti viene naturale, smettere di fumare, mangiarsi le unghie, tutte queste robe qua, dalle cose più piccole alle cose più grandi, cioè, inizialmente passa per uno sforzo conscio, poi dopo, qualche volta diventa inconscio. L'approccio in maniera diretta, ti ho detto io, se ti leggi il report dei 365 giorni, cioè, l'avevo spiegato quel passaggio lì per 4 mesi, approccio in maniera diretta, poi quando finalmente sono riuscito ad approcciare in maniera diretta, ho cercato, ho fatto uno sforzo e Madonna nei giorni successivi per continuare a farlo, e poi dopo sono riuscito a mantenere l'abitudine. E ad oggi non so neanche come fare un approccio indiretto per strada. Mi ricordavo che chiedevo un'opinione sul regalo da fare a un'amica. Cioè, ad oggi l'avevo imparato proprio a memoria, ormai ce lo recitavo benissimo. E ad oggi non me lo ricordo neanche, cioè, non lo saprei rifare, magari sì, però. E poi ti ho detto, no, se hai visto il bonus sulla discoteca nel videocorso dell'approccio che hanno detto, in discoteca l'approccio è indiretto, contestuale, puoi approcciare anche in maniera diretta, però anche in maniera contestuale, però lì è diverso, cioè lì va bene, di giorno per strada. Indiretto non è la cosa migliore. Poi prepararsi, come ti ho detto, al fatto di quando sei al limite, cioè che ti prepari e ci vai meglio attraverso. Cioè, per esempio, non so,
cioè, se tu sai già che, cioè, quando sei poi sul campo, ci sarà il momento in cui sarai lì a duellare con te stesso e dirai cazzo, 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 però se ti prepari già prima in anticipo te lo vivi con più serenità e ci riesci ad andare attraverso con più serenità e a farlo meglio. Se invece vai sul campo totalmente senza le aspettative pronte, giuste, e sei poi lì nel momento in cui non ti aspetti che non riesci ad approcciare e quindi rimani lì bloccato. Se invece sai che ci sono i momenti in cui sei bloccato e che devi spingere attraverso, lo riesci a fare molto più facilmente. Se ti prepari in anticipo con le gare di corsa, io ho fatto atletica per 6 anni, dal 2008 al 2014 mi sembra, e nelle gare di corsa, cioè dopo, cioè se magari sei in una gara lunga, non so, a 10 km, cioè il fiatone ti viene già dopo 200 metri, 400 metri, e poi ne mancano altri 9600. Quindi, e se non ti prepari mentalmente, e quello che facevo io, cioè proprio a un certo punto ho avuto uno shift di risultati nella corsa, perché quando ero stanco rallentavo. Ma cioè, se ci penso oggi, cioè, non è che puoi anche non rallentare, però lo fai con lo sforzo. E quindi proprio un giorno mi sono reso conto, cioè, ma che anche se sei stanco, puoi comunque lo stesso spingere, addirittura accelerare. Quindi. E però, cioè, se uno non è preparato, cioè, infatti questo lo vedi negli atleti Sì. non professionisti, quando magari vai a fare le corse, quelle là pubbliche, non so, alla Stramilano, non so se la facciano ancora, però l'ho fatta un po' di anni e lì, cioè, non è che sono corridori professionisti, cioè, magari c'è anche qualcuno professionista, però sono gare con 50.000 persone, tutti corrono, cioè, le maratone di New York, tutti questi eventi pubblici qua, dove va a correre anche chi non ha mai corso, dilettanti così, e li vedi, fanno tutti ridere all'inizio, e partono tutti quanti sprint, così, ma non si sono dimenticati che poi ci sono altri 20 km, 10 km, e infatti ti passano tutti quanti tutto all'inizio, e poi dopo 400 metri li ripassi te, perché non sanno che non va fatto questa cosa. Beh, ma anche negli atleti professionisti si vede che sono alcuni che a volte hanno un aumento delle prestazioni enormi e dicono è stato grazie a un lavoro mentale, tipo anche lì quello che ha vinto quest'anno l'oro della corsa di Jacobs, no? Che diceva prima non riusciva a superare certi limiti, poi ha fatto un lavoro mentale. Certo, la componente mentale è la più grossa determinante in qualsiasi cosa, però le persone sono stupide, queste cose, figurati il mindset, perché tanti, se tu dici mindset, tanti, cioè, magari per chi è un po' familiare con la crescita personale, sa, il mindset, la mentalità, cosa importantissima, perché come pensi determina le tue azioni determinano i tuoi risultati. Tanti non hanno la minima idea che quello che pensi è importante, cioè, te ne penso il mindset, questa cosa astratta, magica, sì, un lavoro mentale, un sacco di lavoro mentale. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti a letto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi su WhatsApp gratis a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link qui sotto in descrizione.